Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Serata da incorniciare l'altra sera all'Hotel Europa di Cento per l'incontro conviviale organizzato dal sodalizio centese Lions Club Cento, con la presenza dei gruppi cugini Lions Club Pieve di Cento e Club Rotary di Cento, in un magnifico intermeeting molto partecipato dedicato al giornalista Tony Capuozzo e al suo ultimo libro Il segreto dei Marò, dedicato alla prigionia dei nostri due militari del battaglione San Marco, La Torre e Gironi, impegnati in operazioni di antipirateria nei mari orientali, dove la pratica piratesca sta prendendo piede prepotentemente. Ricordiamo brevemente che i nostri due militari sono in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani che accostavano alla nave dei Marò senza nessuna segnalazione. Nel libro Capuozzo prende le difese dei Marò non a prescindere, ma basandosi su elementi raccolti nelle indagini da lui svolte e dal confronto delle prove prodotte dagli stessi inquirenti indiani, spesso in forte contraddizione tra loro. Tony Capuozzo, nella nostra intervista esclusiva, ci parla del lavoro per rendere il libro più veritiero possibile nello stile di Capuozzo. E naturalmente non potevamo non chiedergli cosa pensa della polveriera medio orientale dal suo prestigioso osservatorio di inviato nei teatri di guerra del mondo. E qui ci dice che l'intervento della Russia di Putin sia positivo. Ma sentiamo Capuozzo e in conclusione Davide Mattioli, presidente del Lions Club di Cento, ci presenta il suo sodalizio e il ricco programma del suo mandato. I tre presidenti insieme hanno poi salutato Tony Capuozzo donandogli il loro gagliardetto. Paolo Musto per Lions Club Pieve di Cento, Davide Mattioli per Lion Cento e Giampaolo Cristofori per Rotary Club Cento. Bene, siamo insieme al dottor Tony Capuozzo, giornalista del Canale 5 e noto inviato di guerra nei teatri più importanti del mondo, qui a Cento, invitato dal Lions Club locale per presentare il suo libro. Un libro che parla dei nostri militari prigionieri in India, i nostri Marò, accusati di omicidio. Però da molti anni non c'è ancora un processo, non c'è. Il suo libro spiega il perché nel suo libro. Sì, secondo me l'India ha avuto per 3 anni e mezzo la
totale controllo della situazione, quindi avrebbe ben potuto processarli se avesse avuto delle prove degne di questo nome. Non solo non ha fatto un processo, ma non li ha neanche rinviati a giudizio. Nelle cronache giornalistiche italiane sarebbero due indagati, ecco, ma neanche rinviati a giudizio. Adesso è in corso un arbitrato che dovrà decidere chi ha il diritto di tenere processo, se l'India oppure l'Italia. Si pensa che prenderà altri 2 anni, quasi 4 anni sono passati da quell'incidente, quindi vuol dire in totale 6 anni prima che i due Marò possano, davanti a un giudice, vedremo se indiano o italiano, sostenere le loro ragioni, che sono le ragioni dell'innocenza. Ci sono moltissimi elementi, sto studiando in questi giorni la documentazione presentata dall'India al Tribunale del Mare di Amburgo, moltissimi elementi che fanno pensare, chiunque non abbia pregiudizi, che quando i Marò dicono non siamo stati noi, siamo innocenti, dicono la verità. Ecco, secondo lei, dottore, perché l'India sta impiegando così tanto tempo nei confronti dell'Italia, che non è un paese nemico? No, sono due paesi amici. Ha impiegato così tanto tempo senza neppure fare un processo perché aveva delle prove fasulle. E aveva delle prove fasulle perché ha cercato qualcuno in Kerala, lo stato dove tutto è avvenuto, tutto è cominciato, uno degli stati dell'Unione Indiana, qualcuno ha cercato di affibbiare la causa ai Marò di un omicidio, perché si tratta di due pescatori inermi, compiuto da qualcun altro. Secondo me probabilmente i due pescatori sono vittime di fuoco amico della guardia costiera, che li ha scambiati per pirati o li ha colpiti durante un'operazione antipirateria. Per coprire questo loro disastro hanno dato la causa ai due Marò, e dopo, una volta che ufficialmente li hanno accusati, ha cercato di costruire le prove. Non sono mai riusciti a farlo. Non esiste il delitto perfetto, ma neanche la montatura perfetta. Quindi secondo lei c'è un caso più che altro di negligenza da parte dell'India nel trattare questo caso, piuttosto che segreti, sotterfugi? Sì, negligenza da parte dell'India, ma diciamo un inchino arrendevole da parte dell'Italia, perché c'era tutto il tempo di smascherare queste prove artefatte, questa montatura. Non lo si è fatto, un po' per quieto vivere, un po' convinti che si poteva finire a tarallucci vino, e un po' per salvare gli affari, soprattutto le commesse militari. Ecco, dottore, approfittiamo di lei, come noto esperto di scenari di guerra, come inviato, per un breve giudizio sulla situazione medio orientale, che mi sembra abbastanza incandescente. E nel suo libro non viene trattato, però diciamo così, si colloca in quella zona abbastanza, una polveriera in poche parole, la questione medio orientale. Non solo è una polveriera che sta bruciando, e non tanto lentamente, insomma, ma è come se ci fossero dei pompieri, dei vigili del fuoco totalmente inesperti, o non ci fossero proprio, perché la comunità internazionale è divisa, insomma, sulla linea da tenere. Quello che regna è l'incertezza. L'unico che forse sembra avere le idee chiare è Putin. Obama, un presidente sul quale si erano riposte tante speranze, sembra piuttosto arreso di fronte a una situazione che è così difficile. L'Europa deve fare i conti con un flusso di profughi senza precedenti, e anche l'Europa non sa bene che cosa fare. Insomma, c'è un incendio in corso e non ci sono gli estintori. Siamo con il presidente di Cento, Davide Mattioli. Presidente, due parole su questa serata, e poi chiediamo il programma del sodalizio centese del Lions Club per il futuro, per festeggiare i 50 anni. Sì, abbiamo effettivamente aperto la stagione, l'annata lionistica, con Monsignor Vecchi dedicando alla città una conferenza che il Monsignore ha tenuto presso la Cassa di Risparmio. Ed era un bel gesto, perché ci sembrava così di anteporre al nostro particolare quello che invece poteva essere un interesse della collettività. Quello di questa sera invece è il primo degli intermeeting, che sono appunto incontri che avvengono fra club anche di altri sodalizi.
come appunto è avvenuto questa sera con i Rotary, che unitamente a noi e al Pieve di Cento ha dato inizio alla collaborazione che per la verità da anni esiste e si consolida nel tempo con questi due nostri club vicini. Perché Toni Capuozzo? Perché Toni Capuozzo, come abbiamo visto dalla presenza di quasi 200 persone, è un personaggio molto attraente, molto conosciuto, e della vicenda dei Marò catalizza l'attenzione veramente di molte persone. L'annata che prosegue a diversi altri momenti, sia congiuntamente ad altri club, penso ad esempio il prossimo 30 novembre, sempre insieme a Rotary di Cento, avremo Patuelli, il presidente dell'ABI, e Alberto Vacchi, il presidente di un'industria di Bologna. Saremo ospiti della Cassa di Risparmio di Cento, anche in questo caso in un momento pubblico di conferenza, moderata dal Resto del Carlino. E altri momenti, penso ad esempio alla imminente festa di San Martino, dove un altro libro porteremo a conoscenza di chi forse ancora non lo sa, si chiama La Cuoca di D'Annunzio. Avremo a febbraio il giudice Nordio, che ci parlerà di giustizia. Avremo a marzo Carlo Pagani, noto anche su Sky per essere il famoso giardiniere d'Italia. Avremo Ballarini, presidente emerito dell'Accademia della Cucina, per arrivare al 30 aprile, che è il compleanno vero e proprio del club. Il club è nato il 30 aprile 1966, il 30 aprile, esattamente il 30 aprile 2016, faremo la nostra charter con le massime autorità civili e lionistiche che saranno nostri ospiti in una cornice che dovrà essere degna di un club che fa il 50° e che ha fra i suoi soci illustri e noti imprenditori locali, e non dimentichiamo il primo presidente Ferruccio Lamborghini.